Verde Mediterraneo, un programma televisivo per conoscere e amare la nostra agricoltura. Amici di Verde Mediterraneo, benvenuti a questo nuovo appuntamento che, come vedete sicuramente dalle immagini, si presenta in modo veramente speciale. Siamo nel versante nord dell'Etna, qui nel rifugio, un rifugio interessantissimo. Qui si pratica uno sport veramente particolare. Salvo è un po' il promoter, il manager di questa importante organizzazione. Oggi vi parleremo dell'importanza dell'Etna sotto il profilo ambientale, ma anche sotto il profilo agricolo, sotto il profilo gastronomico e naturalmente sotto tutti questi importanti aspetti che qui sull'Etna sono poco conosciuti ma molto interessanti. Qui si pratica una importante attività sportiva, ve la faremo vedere con delle immagini suggestive. Ho qui vicino a me Santo, che è il promoter di questa attività, lo sled hoc. In che cosa consiste brevemente? È semplicemente praticamente uno sport che consiste in cani che trascinano, tirano una slitta. Qualcosa di veramente interessante. Andiamo a vedere questa spettacolare attività sportiva. Scuola italiana sled hoc. Ugo è l'istruttore di questo sport. Come si diventa istruttore di questo sport e più in modo specifico cosa si deve fare per praticare questo sport per chi volesse in qualche modo cominciare? Ma per praticare questo sport non occorrono grosse capacità, basta essere amanti della natura, della neve e dei cani soprattutto. Si va fuori con delle slitte che, come vedremo fra poco, imbracheremo i cani e li porteremo fuori. E una ragazza verrà con noi per dare una dimostrazione di come si va sulla slitta. Un attimino per cercare un attimo di capire come è equipaggiata in qualche modo e che cosa trasportiamo su questa slitta. Su questa slitta oggi non trasportiamo niente di particolare perché facciamo delle escursioni breve, soltanto qualche linea di ricambio per i cani, qualche moschettone, qualche snap e basta più. Normalmente nella sacca, che è questa qui, mettiamo dentro soprattutto il cibo per i cani, un cucinino per preparare loro da mangiare perché vanno sempre con pasti caldi e poi l'attrezzatura per noi, sacca a pelo, tenda nel caso si rimanga fuori. Staremo a vedere. Il dottor Ernesto Durlà è uno specializzato, un veterinario, ha dedicato molta della sua attività allo studio di questi animali. Di che razza sono questi animali?
che praticano questo sport? Dunque, questo è un Siberian Husky. Principalmente i cani utilizzati per le gare da slitta sono Siberian Husky, Alaskan Malamute. Più che altro ultimamente si stanno prediligendo degli incroci chiamati Alaskan Husky o Alaskani, degli incroci che più che altro tendono a sviluppare, più che diametri trasversali, tendono a sviluppare le zampe, quindi quello che è il vero motore di questi cani. Quindi cani che con rispetto allo standard dell'una o dell'altra razza sono un po' diversi, però hanno zampe più lunghe, più adatte al tipo di corsa e di velocità. Il Siberian Husky è adatto al traino leggero, mentre l'Alaskan Malamute è adatto al traino di tipo pesante. Com'è arrivato questa razza? Com'è arrivata qui in Sicilia? Cioè, chi l'ha portata in qualche modo? Beh, le origini principali della razza sono il popolo dei Ciucci, che hanno selezionato una di queste razze che appartiene come selezione FC al quinto gruppo, cioè cani di tipo spitz e di tipo primitivo, cioè dove la mano dell'uomo ha influito ben poco. Sono cani veramente simili a come erano tanti anni fa. E qui in Sicilia, dobbiamo distinguere il tipo di mercato, cioè il mercato di cani da esposizioni che sono stati introdotti un po' da tanti allevamenti, da tanti neoallevatori, da tanti distributori, molto spesso non tanto bene, cioè approfittando solamente del discorso del lucro, del fascino che presentano questi cani per il fatto degli occhi azzurri. Invece loro hanno fatto un buon lavoro, i ragazzi qui selezionano dei cani tipicamente da slitta per il lavoro, cioè per il traino. Ho capito, cerchiamo un attimino adesso di spiegare, diciamo, come stanno un po' le cose dal punto di vista dell'attività di questo cane. C'è chi sostiene in qualche modo che il cane subisce in qualche modo una sorta di violenza, e c'è chi invece dice che il cane, insomma, si trova bene a praticare questo sport. Come stanno le cose? Dunque, il cane non si trova bene a praticare questo sport, si trova benissimo, perché la sua attitudine è proprio questa. Il cane è stato selezionato proprio per questo. Nelle distese dell'Alaska o della Siberia il cane è stato abituato a vivere in compagnia del proprio branco e dell'uomo. Molto spesso, ecco, nelle lunghe nottate, nelle lunghe giornate di freddo artico, il cane riconosce nell'uomo l'unico suo compagno, per cui riconosce all'interno di un branco un capo branco che è senz'altro l'uomo, e quindi non sviluppa nessun tipo di aggressività nei confronti dell'uomo. Cioè, un Siberian Husky che sviluppa un tipo di aggressività nei confronti dell'uomo significa che in qualche modo è stato allevato in maniera sbagliata. Alimentazione. L'alimentazione nel cane da slitta è una cosa particolare, e bisogna fare molta attenzione, come tutte le situazioni stressanti, quali possono essere le temperature molto rigide, la corsa, la caccia, i vari cani che fanno lavoro, quindi significa dal traino delle slitte ai cani poliziotto, cani della finanza, cani accompagnati. Scusi dottore, prima abbiamo visto la ragazza che ha praticato praticamente questa corsa con la slitta, che parlava di un fornello. Sì. Quindi immagino che si tratti di preparare il cibo per i cani, addirittura cibo caldo. Sì, il cibo caldo è da preferire. Sostanzialmente quello che alimenta il motore è la necessità chiaramente di calorie da bruciare istantaneamente. Per cui le calorie vengono date principalmente dai lipidi, per cui sia i mangimi in commercio che i mangimi preparati come razione casalinga devono tener conto di questo fatto, cioè una maggior quantità di lipidi, cosa che non succede nell'alimentazione degli altri cani, proprio per fornire una energia da metabolizzare subito.